Per combattere la corruzione servono poche regole chiare, così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha aperto il convegno organizzato al Maschio Angioino su criminalità ed enti locali. A promuoverlo è il comitato antimafia Antonino Caponnetto, con la Voce delle Voci, l'Ordine dei Commercialisti della Campania e l'Associazione Nazionale dei Revisori degli Enti Locali. Bisogna recidere il legame con le istituzioni, non solo con la politica, con tutte le istituzioni corrotte, impedire la penetrazione nelle pubbliche amministrazioni, non lasciare solo la magistratura e le forze dell'ordine che intervengono nel momento patologico, ma innanzitutto chi amministra. I sindaci sono in prima linea e quando sono onesti sono particolarmente esposti e bisogna aiutarli a prevenire che ci sia un'infiltrazione della corruzione e delle mafie che sempre di più assumono le sembianze di soggetti che agiscono nella legalità formale. Noi come commercialisti che siamo chiamati a vigilare i bilanci e tutti gli appalti, nonché tutta la documentazione amministrativa, abbiamo bisogno di un supporto e di una tutela, nonché delle indicazioni anche dai massimi vertici della antimafia. Noi lamentiamo che molte volte interdittive antimafia per le aziende che vigilisci di appalti o di gare avvengono dopo, invece noi preannunciamo che devono avvenire prima che diciamo venga effettuata la gara, di modo che durante poi l'esecuzione non ci siano intoppi e ritardi per la comunità.